ora la indosso io. Ma non sarà per sempre mia, perché questa è la maglia della vincitrice del Giro Rosa Ikrea 2019. 10 tappe, 900 km, che dal 5 al 14 luglio collegheranno 4 regioni d'Italia. È l'edizione numero 30 del Giro Ciclistico Internazionale Femminile. La prima tappa parte da Cassano Spinola e arriva a Castellania Coppi, proprio il paese della leggenda italiana del ciclismo, Fausto Coppi. Sulla prima tappa del Giro Rosa Ikrea 2019, in anteprima per noi, c'è Soraya Paladin. Il cronometro del Giro Rosa Ikrea è una cronometro strana, principalmente in salita, quindi non è da avere cronomen, sarà più da passista scalatori. Darà i primi distacchi nella classifica generale, però non influenzerà la classifica finale di tappa. Certamente chi sarà in forma si vedrà già dalla prima tappa. Beh, per me la bicicletta adesso è tutto, è un momento della giornata in cui mi sfogo, ho degli obiettivi da raggiungere. Per me è tutto la bici. Da questo Giro Rosa Ikrea mi aspetto molto, per me sarà una gara strana perché è la prima volta che arrivo con delle aspettative, quindi cercherò di dare il massimo. Il podio in qualche tappa sarebbe un bellissimo risultato, poi se sarò davanti nella classifica generale cercherò di tenere duro per onorare meglio il Giro Rosa Ikrea. Fausto Coppi è un personaggio importante del ciclismo, ha scritto la storia del ciclismo. I campioni diventano anche degli esempi. Bisogna cercare sempre di dare il meglio e sperare di essere ricordati come Fausto Coppi, quindi sperare di fare grandi cose sia in bici che fuori. Il ciclismo femminile sta crescendo molto, basta pensare che soprattutto per le strade una volta c'erano poche che andavano in bici, adesso praticamente sono quasi alla parità degli uomini. Abbiamo dimostrato di essere capaci di fare le stesse cose degli uomini, quindi ecco, secondo me dovrebbero investire su di noi. Ho un bellissimo rapporto con le mie colleghe italiane, c'è rispetto e se possiamo ci alleniamo assieme, quindi non c'è la rivalità solamente in gara. Alfonsina Strada nasce nel 1891 a Castelfranco Emilia. Sin da piccola usa la bici per fare commissioni, va velocissima. Nel 1915 il marito decide di regalarle una bicicletta con la quale sfiderà gli uomini. Nel 1924 Alfonsina è la prima donna a correre fuori classifica il Giro d'Italia. Ci sono state, ci sono e ci saranno sempre donne eccezionali. Ve ne presentiamo un'altra, Veronica Jocco Plebani. Mia mamma è buddista da tantissimi anni, da più di 30 anni che è buddista e infatti mi chiamo Yoko. Mi chiamo Yoko perché è un nome che significa bambina solare, positiva ed allegra.
ho 23 anni, quindi diciamo che non ho tutta questa vita passata, però sicuramente ci sono stati dei momenti che hanno segnato un po' la mia vita. La meningite è stato uno di questi, perché sicuramente in ogni caso è stato un cambiamento nella mia dinamica di vita. Ho intrapreso strade diverse da quelle che stavo percorrendo, che mi hanno portato a diventare un atleta e mi hanno portato a raggiungere altre bandierine, altri insomma punti di riferimento della mia vita finora, come quello delle Paralimpiadi. Mi chiedono: ma tutta questa forza di volontà dove la prendi? E io vorrei dire: non è che al mattino mi sveglio, fuori sta piovendo, una giornata terribile, e sono proprio sempre così carica. Non è tutti i giorni così, ovviamente, per tutti. Sicuramente il fatto di aver capito che la vita non è proprio così prevedibile e che non sappiamo quanto tempo abbiamo è una grande motivazione, e lo dovrebbe essere per tutti. Lo snowboard è stato inserito a Sochi per la prima volta come disciplina paralimpica, e quindi sono stata la prima donna italiana a rappresentare insomma lo snowboard alle Paralimpiadi. Per la canoa a Rio era il debutto paralimpico anche lì, e quindi anche lì sono stata la prima donna italiana a essere a una Paralimpiade in canoa. E a Tokyo non sarà il debutto del triathlon a livello paralimpico, lo è stato a Rio anche per il triathlon, solo che non c'è andata nessuna donna a livello italiano, quindi anche lì quando leggerai nei libri: ah, la prima donna italiana sono io, pazzesco. Sicuramente ad oggi nel triathlon devo lavorare tantissimo sulla corsa, che è la parte insomma che mi tiene indietro, ma la parte che mi esalta in assoluto di più è il nuoto in acque libere, perché mi fa sentire così piccola ma allo stesso tempo gigante. Poi in gara la bici è la frazione che veramente mi dà più soddisfazione, perché rispetto alle mie avversarie a livello internazionale sono la più forte. Voglio lavorare all'ONU. Non lo so, in realtà le cose che voglio fare vanno da, cioè, immaginati un ventaglio e prendi due estremi, tutto quello che c'è in mezzo, che sia dal suonare al fare veramente la DJ a un certo punto della mia vita, a imparare a surfare bene, lavorare nell'ambito per cui sto studiando, nel sociale, nei diritti umani. Mi piacerebbe tantissimo vivere in altre 1000 città. Diciamo che ci sono un po' di cose che devo fare, quindi spero di avere ancora tutta questa energia per farle tra un po'. Magari sembra poco, però metto le mie foto in costume sui social e tutti: oddio, sei fortissima, così. Ovviamente c'è stata una quantità di impegno da parte mia nel mettermi in mostra così tanto, magari la prima volta. Però una mamma dall'Australia che mi scrive: hai cambiato la vita di mia figlia, che adesso si sente bella, ha voglia di fare tutte le cose che fanno i suoi compagni di scuola, capito? Cioè, piango, mi vengono i brividi. Capisci che questa quantità di impegno porta lontanissimo, quindi è troppo, troppo bella la vita per sprecarla veramente stando su un divano o non facendo quello che si vuole veramente fare. For Women Energy è il nome di questa scatola. Contiene un segreto. Soraya, lascia a te l'onore di svelarlo. Sono delle frasi che secondo me è un po' uno stile di vita, bisogna vivere la vita a pieno, perché sì, la vita è inaspettata e bisogna metterci il cuore in tutto quello che si fa, e
è questo. Questi sono i caratteri che ti ho scelto. Ho deciso di fare questo tatuaggio perché secondo me nella vita bisogna avere coraggio, coraggio di rischiare, di viverla a pieno, di buttarsi in qualsiasi opportunità che la vita ci propone, da qualsiasi cosa, e quindi bisogna avere coraggio. Ho cominciato in viaggio di maturità dopo le superiori con delle mie amiche. Eravamo a Malta, mi hanno detto dai facciamoci qualcosa per ricordarci questi anni assieme, e da lì ho iniziato con il primo. Poi ho un tatuaggio con mia sorella, uguale a lei, e un altro per la mia famiglia, un altro con delle mie amiche. E poi gli altri si sono momenti della vita che mi hanno lasciato qualcosa e ho deciso di segnarmeli. In sella ovviamente viene fuori la parte un po' più maschiaccia di noi ragazze, perché c'è l'agonismo, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, quindi ci facciamo valere. Poi alla fine sai che la vittoria comunque è una vittoria individuale, ma la senti come vittoria di squadra. E mentre l'energia del rosa continua a girare lungo le strade d'Italia, voi ricordate che in gruppo arriviamo ovunque. Vorrei due ali da aliante per volare sempre più distante, e una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare, stare in disparte a sognare, non stare a pensare più a te.